testa. Ale! Ale! Bravo Bumbum Maria! Aspetta, Bumbum, una bastonata? Aspetta, Bumbum, allora, perché no, vogliamo presentare bene Bumbum Maria, nostro amico biologo molecolare. L'abbiamo sentito nel momento, credo, un po' più brutto, diciamo, di questa pandemia, sta cosa qua. E Bumbum ci ha aiutato molto, perché lui, essendo un biologo, tra l'altro, dove ti trovi? Sei in un laboratorio, no? No, sono a casa mia, onestamente. Cioè, scusa, Beh, casa sua è un laboratorio. L'altro giorno mi faceva vedere i microorganismi che si uniscono ad altri microorganismi. No, secondo me era su un divanetto della discoteca. Allora facciamo una cosa, facciamolo. Sì, no, vabbè, ma prova. Che canzone brutta che hai messo, madonna. Oh, non puoi mettere qualcosa di un po' più allegro e... Era la prima canzone seria che metteva. Qual è che non ti è piaciuta? Boom, quale? No, questa è l'ultima che hai messo. L'ultima che... Come avrebbe detto il Boom Boom Maria del 2016, è messo una canzone da cazzi mosci. Va bene. Grande. Allora, Boom, allora innanzitutto volevamo salutarti. Guarda, oggi, questa sera, stiamo facendo Italiani Medio Nair, programma che tu conosci, perché tu ci ascolti da sempre, no? Abbiamo parlato un po' delle discoteche, perché in questo momento la discoteca è sulla bocca di tutti, un po' perché è riaperta, è andata bene, adesso forse vogliono richiuderla, insomma non si capisce più un cazzo, no? Allora, quando noi non capiamo più niente, noi chiamiamo Bumbum Maria, che è nostro amico, no? Che ci risolve i problemi. No, ci dai un punto della situazione, nel senso che... Questa pandemia sta finendo, varianti, ci puoi fare un punto, diciamo, al linguaggio stile radio web show, come tu sai fare, no? Sì, la pandemia non finirà mai. Hai finito di bere? Come non finirà mai? Sto bevendo il caffè. Non finirà mai la pandemia, ragazzi. Cavolo, che brutta notizia che ci stai dando, Boom, lo sai? Eh sì, perché comunque il virus continua a mutare, come vi dicevo anche nelle puntate precedenti, abbiamo a che fare con un virus ad RNA che, come l'influenza, cambia continuamente. Infatti. La variante Omicron, ad esempio, che hanno trovato in Sudafrica a partire dal 24 novembre, così, ha tantissime mutazioni sulla proteina S. Sì. Tanto che addirittura, per capire se uno c'ha l'Omicron o no, quando fa il test molecolare, il risultato della S non deve uscire, perché ha talmente tante mutazioni che gli inneschi per poterlo identificare non lo amplificano e non fanno in modo che venga visualizzato. Ho capito, però sai cosa volevo dirti, Bumbum? Ti chiamo Bumbum perché ormai... Sì. Vai. No, io ho sentito dire che questa variante Omicron del Sudafrica, che viene dal Sudafrica, giusto? È comunque una variante molto più debole, e c'è stato un grande biologo molecolare, uno bravo, no? Cioè uno bravo veramente, capito? Non come... che ha detto che... Non come me! Sto scherzando, fratello! Che ha detto che comunque questa variante testimonia che comunque il virus lo stiamo sconfiggendo, nel senso che il virus, diciamo, del Covid-19 comunque diventa sempre più debole, e diventerà una semplice irritazione, probabilmente, no? Allora, da una parte sì, dall'altra comunque, come tante varianti che possono saltare fuori da un momento all'altro. In questo caso è stata identificata questa variante, ma appunto per essere così debole, come mai si è diffusa così tanto? Perché una malattia comunque che non debilita e che lascia un paziente in grado anche di circolare viene facilmente contagiata, trasmessa, epidemiologicamente parlando. Ho capito. Bene, Bumbum, guarda. Quindi il fatto che sia più debole non significa che sia meno infettiva, non significa che sia meno pericolosa. Giusto. Ad ogni modo non c'è motivo di doversi allarmare continuamente se saltano fuori nuove varianti, perché sarà la novità di tutti i mesi se andiamo avanti così. Ma comunque, Boom, ci dai delle buone, diciamo, ci dai delle belle notizie, nel senso che comunque staremo bene, torneremo a ballare in discoteca? Ma torneremo a ballare in discoteca quando saremo a livello che innanzitutto se ne fregheranno. Sì. E penso proprio che a quel livello ci siamo già arrivati, perché io in discoteca quest'estate ci sono andato, non so voi. Secondo livello è perché
sono aperte, la gente va. E qui in Svezia sono sempre stati aperti, non hanno mai fatto nessun problema. Adesso se vuoi andare in discoteca qua esci e vai, per farti un esempio. Cavolo. Secondo livello invece, quando arriviamo a una situazione in cui questo coronavirus comunque è tale da non essere particolarmente pericoloso per la salute, te lo prendi e guarisci come un'influenza e sei a posto in sci. Capito? Grazie, boom. Intanto guarda, ti ringraziamo, ci tenevo a salutarti in diretta. Sappiamo che tu verrai qui in Trentino fra poco, vero? Sì, vengo giù il 30. Ti ho già detto che sto applicando per un RC per tornare a lavorare all'Università di Trento. E ti dico una cosa, dato che ho messo che collaboro con Radio Web Show, anche in una sezione particolare, sì, l'ultima frase praticamente dell'application. In caso che ti telefona la Ursula von der Leyen, mi raccomando, parlane bene di me. Ma certo, ma come posso fare mai a parlare male di te? Sì, ma ti sei presentato come Bum Bum Maria, perché se altrimenti Angelo gli dice chi cazzo è questo? Beh, Bum Bum Maria, il dottor Alberto Maria Cattaneo, giusto? Ok. Alberto, sì. Alberto Maria Cattaneo, AMC, ti ricorda qualcosa? Sei in una botte di ferro. Presente. A proposito di botti, quando vieni mi porti due bozze di vino, per favore? Certo, certo. Una ce la prendiamo anche in diretta. Grande. Allora guarda, faremo una diretta a casa speciale Divinorum, ok? E ci beviamo una bella bottiglia di quale vino? Di quale vino? Primo Divinorum. Roma 2018, ti porto. Cinque amici cresciuti annata insieme, 2018. Senti questo spot, zio, senti se lì non è più. Un anno. Senti. Nasce primo. Un nebbiolo in purezza di denominazione d'origine controllata delle colline novaresi in Alto Piemonte. Prodotto con uva rigorosamente raccolta e selezionata a mano. Primo è un vino affinato in Tournai Rovere francese. È un vino equilibrato che si sposa con i primi piatti della tradizione. Oh, perfetto per i classici pure, abbinamenti a base di carne rossa. Delizioso con aperitivi a base di salumi e formaggi stagionati. Fino al classico abbinamento con le pere. Grandissimo! Scopri di più sul sito cantinedivinorum.com o seguici sui social Facebook e Instagram. Per info e acquisti contattaci su info@cantinedivinorum.com. Grande! Ragazzi, anche voi bevetemi una bottiglia. Grazie dello sbarchettamento. Ma figurati. ma ragazzi, ma prendetevi voi anche voi una bottiglia di Primo Divinorum, buonissimo, vino buonissimo, tra l'altro è stato anche nostro partner. In questo spot avete sentito che basta collegarvi al sito, no? Divinorum.com e vi arriva a casa, no? Arriva a casa il vino, vero zio? Certo, sì. Beh, ci vediamo in tutta Italia. In questa occasione a noi di Radio Web Show ce lo porta il produttore. Cazzo. Sì, il dottor Alberto. Me lo merito, eh. Cazzo. Grazie, boom. Ti salutiamo. Chi è il ragazzo lì dietro di te? Non lo conosco. Ah, lui è un nostro amico, è, diciamo, è venuto a trovarci. Lui è... Daniele, lui è un... Lui pensa... è un po' come te. Lui ha fatto pure lui una bella canzone, si intitola Onde Radio. L'abbiamo passato all'inizio. Tu invece hai fatto pure una canzone. Mi ricordo che tu hai portato qua una canzone che si intitolava Ridi. E adesso passeremo una tua canzone. Fate altre. Adesso, tra l'altro, sono contento che mi hai chiamato perché dovrei andare a registrarne una nuova. Ma adesso invece tu abbiamo messo la tua canzone Ridi. Adesso ne mettiamo un'altra che si intitola Cazzo Ridi. Sì. È vero. Vedi? Ho comprato l'equipment. Yeah, grande, zio, guarda, cantautore, lui microfono, fa tutto. Poi scheda radio, c'ho tutto, scheda madre, scusa, tutto qua. Scheda grande. Ma mi ha chiesto cos'è che mi hai chiesto prima all'inizio del cerotto, mi chiedevi? Hai dato una testata al microfono? No, è che oggi sono stato all'Eurobrigo, no? Mi senti, boom? Abbiamo perso il boom. Boom, mi senti? Sì, ti... No, è che oggi sono stato all'Eurobrigo, ho compiuto alcune cose per la radio e il tipo, sai l'omino che ti misura la febbre, alla porta, no? Si è confuso, ha preso una cambrettatrice, mi ha misurato la febbre con la cambrettatrice, allora mi è venuto un buco in testa. Voleva attaccarlo al muro. E quindi è questo, tutto qua. Oh, boom! Ti ringrazio intanto. Vabbè, allora te l'ha proprio attaccata l'influenza.
Grazie Boom, ti salutiamo, noi ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Cazzorini, Cazzorini. Ciao Boom Boom Maria. Cazzorini, vai vai. Bella, ciao ragazzi, grazie, ci vediamo presto. Certo, ti aspetto. Fare un show ti fa stare bene. Yeah. E allora amici, sempre in diretta, Boom Boom Maria adesso si trova in Svezia, andrà a far colazione, beato lui, cazzo. Ciao amici, intanto noi vi salutiamo, amici di Facebook, Monicuccia. Ma dove sei andato? Mi sento che passi per la strada. Ciao Monica!